di tanti palpiti, la rossa con Milva. Buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori, mi presento subito, sono Milva, cantante di canzoni, cantante cosiddetta di musica leggera, ma con un passato e anche un presente di altre cose, però in questo momento chiamiamole altre cose, poi piano piano lungo il discorso riuscirò ad esprimermi meglio che cosa sono state per me queste altre cose, altra musica, altra ricerca. Ed è proprio di questo che oggi mi hanno invitata a parlare, non delle mie canzoni, del mio grande, immenso repertorio di canzoni, perché bisogna tener conto che il mio debutto è avvenuto, il mio debutto ufficiale a Sanremo nel 1961. Alcune sono rimaste e altre si sono perdute, come diceva Strehler, e adesso vi racconterò anche come io l'ho conosciuto. È che il nostro mestiere di artisti, soprattutto negli anni 60-50, quindi lui che ha cominciato subito dopo la guerra, diceva che era un po' come scrivere sull'acqua, che non rimaneva nulla di quello che si faceva. Fortunatamente alla fine degli anni 60 hanno cominciato la televisione e anche i teatri a registrare prima il sonoro e poi anche il video, quindi oggi ci sono delle videoteche e il Piccolo Teatro è fornitissimo. Ma all'epoca Strehler fece tantissimi spettacoli, la stessa opera Tre Soldi del 56, anno in cui morì Brecht stesso, il mese prima venne a vederla a Milano e si divertì, pare, moltissimo, addirittura dicendo che quell'opera che lui stava vedendo era più bella di quella che lui aveva scritto. Questo me lo raccontava Strehler. E di questo non è rimasto nulla se non fotografie. Ecco, io ho cominciato appunto a Sanremo nel 61, poi ero già molto stanca di fare il mestiere della cantante perché venivo da una routine di balere di quando avevo ancora 18-17 anni e quindi nel 61 Sanremo e poi subito dopo il Giugno Napoletano, dove vinsi primo e secondo premio, e le due canzoni si chiamavano Credere e fu la prima, e Mare Verde, secondo premio. Mare Verde era niente po' di meno, direbbe Mai Buongiorno, almeno lo diceva quell'epoca, che Marotta, grandissimo giornalista, grandissimo scrittore. Ecco, così cominciò poi la mia conoscenza di cose, persone che non erano legate solamente alla canzonetta, ma facevano parte di un altro mondo, era musica colta, diciamo, oppure era poesia. Quindi ebbi poi la fortuna di sposarmi con il mio primo ed unico marito, che fu Maurizio Corniati, il quale mi disse: se sei stufa di cantare, eravamo nel 61, ti fermi e aspetti, però nel frattempo desidererei che tu ascoltassi un po' di musica diversa da quelle che sono le canzoni che finora hai cantato. E allora cominciai a cantare, ad ascoltare degli spirituals, del blues, e Maurizio stesso propose alla televisione italiana nel 63 un disco che si chiamava I canti da cortile, le canzoni da cortile e le canzoni del tabarin, che sempre canzoni erano, ma che erano legate, e lui aveva scritto un copione e le facemmo anche per la televisione. Nacque quindi il disco, io appena vinto Sanremo fui subito immediatamente legata con una casa discografica che faceva già parte della RAI ed era la Fonicetra, era la Cetra per me. Nel 63, dicevo, facemmo questo padellone, cioè questo grande long plane, con gli arrangiamenti di un musicista che invece di musica leggera proprio non se ne occupava. Questa fu l'idea di Maurizio ed era Gino Negri. Gino Negri, del cui poi successivamente ho fatto anche un'opera, un'operina, si chiamava Carlo Gesualdo, principe di Venosa, ovvero la storia di Maria d'Avalos, che fu la moglie poi da lui uccisa.
quando feci sentire e ascoltare questi dischi, cioè questi provini che stavano facendo alla Fornicetta di Torino, il direttore della Fornicetta diceva: ma qui sembra di essere da un dentista, i suoni non sono quelli che di solito ascoltiamo per radio, giornalmente, e sono suoni tutti molto particolari, molto terribili, difficili. E certamente Gino Negri era un grande musicista, ma anche molto portato alla musica contemporanea già allora. Difatti nel 56 lui e un altro grande musicista che poi ho cantato, che era Carpi, furono i due musicisti che aiutarono Strehler nella prima versione della Drei Groschen Oper. Il filo strappato può essere riannodato. Riannotato. Ora tiene di nuovo mai strappato. Ora tiene di nuovo. Dopo questo long playing che andò molto bene, almeno per il mercato di allora, non lo so, Maurizio ebbe un'altra idea che si chiamava nel 65 I Canti della Libertà. Il primo mio disco dei Canti della Libertà comprendeva canzoni italiane, russe, francesi, spagnole, eccetera, eccetera, e di altre nazioni. Portammo quest'idea che sempre il solito direttore disse: speriamo che interessi al pubblico. Questo disco ebbe un enorme successo e da quel disco è partito poi il mio grande incontro, l'incontro che fu per me determinante per il mio lavoro di allora ma ancora di oggi, con il Piccolo Teatro di Milano, nella figura di Paolo Grassi, che era allora il direttore amministrativo, diciamo il direttore. Strehler era il direttore artistico e il regista di tutti i progetti che uscivano dal Piccolo. Mi mandò, ascoltò il disco e mi fece chiamare, mi disse: ho ascoltato, signora, mancava totalmente Paolo Grassi, questo disco, e vorremmo farne uno spettacolo per il 25 aprile, data che qualcuno vorrebbe abolire come data da ricordare. Invece fu per noi una giornata straordinaria, e insieme ad Arnoldo Foà facemmo un recital che doveva essere l'unico il giorno, il 25 aprile di pomeriggio, con tutti i partiti dell'arco costituzionale, naturalmente tranne i fascisti, e facemmo un concerto nel pomeriggio. Foà recitava le poesie del Giusti, di Brecht, di Neruda, di Raffaele Alberti, poesie meravigliose, e io cantavo Morte a Franz, Viva Oberdan, eccetera eccetera, oppure la Marsigliese, Los Quattro Generales, oppure Fischia il Vento per Katyusha, per la Russia, eccetera eccetera. E abbiamo un successo strepitoso. Venne su in camerino Paolo Grassi stesso, disse: dobbiamo fare ancora 9 concerti. Signora, abbiamo avuto, difatti il pubblico, eravamo al Lirico, non al Piccolo, il Lirico era stracolmo, la gente aveva le gambe fuori dalla balaustra, e insomma facemmo poi altri 9 spettacoli, e io non volli
cifre, cioè non chiesi un cachet. Fu per me talmente importante questa cosa, questo avvicinarmi ad una cosa che era totalmente diversa dalle mie serate in balera, con le mie belle e brutte canzoni, che ho detto forse si può cantare in un altro modo. Da quel momento io fui scritturata al Piccolo Teatro praticamente fissa per lunghi anni. Il giorno dopo, diciamo una settimana dopo, intanto Strehler mi ascoltò da qualche parte e chiese al maestro Negri, che anche lui aveva fatto gli arrangiamenti, come ricordiamo, di insegnarmi dei song di Kurt Weill e di Bertolt Brecht. Che io cantavo una canzone di Brecht in questo, che era Ostwessel, l'inno delle camicie brune di Hitler. Allora ecco che arriva la chiamata di Strehler, perché voleva che io gli facessi sentire un provino, io sul palcoscenico e lui in platea, come avrei potuto cantare Brecht, cosa che io e il maestro Negri facemmo. Come una debuttante salì sul palco, buio totale, non vedevo nessuno, e mi dice canta, senti una voce, poi vidi Strehler che aveva già i capelli bianchi azzurri, a quell'epoca era molto giovane, vidi questo signore, questo bellissimo uomo, ancora giovane, interessante, che mi disse cara Milvina, e da quel momento mi chiamò sempre Milvina sino alla sua morte. Cara Milvina, lo puoi fare, devi studiare molto, ma lo puoi fare. Dopo un mese io ero sul palcoscenico del Piccolo a fare il primo Brecht e fu per me una cosa sconvolgente, cioè cominciarono a muoversi dentro di me delle cose che andavano ben al di là delle emozioni che mi davano le canzoni. Dall'opera Ascesa e caduta della città di Mahagonni, nel letto in cui siamo staremo. A fare il menagramo un giorno su di me, che sarei finita all'obitorio o in un posto anche peggio se ce n'è. L'obitorio si fa presto a dirlo, ma io vi dico che non andrà così, avranno da farla con me. Un uomo in fin dei conti è un uomo, un agnello non è. Nel letto in cui siamo staremo, nessuno a coprire ci verrà. Sono io, e se uno ripiglia sarai tu. Nel letto in cui siamo staremo, nessuno a coprire ci verrà. E se uno da calci sono io, e se uno figlia sei tu. Un amico allora che mi disse un giorno a tu per tu, l'amore è la cosa che conta e al domani non pensare mai. L'amore si fa presto a dirlo, ma da quando ogni giorno invecchi un po', nessuno l'amor ti chiede più. Si sbrighi dunque l'uomo se un uomo, se un agnello non è. Siamo, staremo, nessuno a coprire ci verrà, e se uno da calci sono io, e
coprire ci verrà. E se uno da calci son io, e se uno li piglia sei tu. E subito dopo questo primo io Bertolt Brecht, il piccolo teatro mi prese con sé e mi firmò un contratto che non, dove non c'era scadenza. E quindi dopo un anno rifacemmo io Bertolt Brecht numero 2. E allora a quel punto non c'erano più i tre attori del piccolo, ma c'era Strehler stesso che recitava le poesie. Andammo a Parigi, siamo stati all'Odeon, dove lui era già molto conosciuto, aveva già fatto delle regie. Intanto gli anni passavano, cominciava ad avvicinarsi il 68. Nel 68 Strehler se ne andò dal piccolo, propose ad alcuni attori del piccolo di fare creare un gruppo con lui, di trasferirci a Roma, che si chiamava il gruppo Teatro Azione, con una cifra miserevole, a quell'epoca forse 20.000 lire al giorno, quando recitavamo però, dovevamo autofinanziarci, e facemmo la prima opera teatrale, non con il piccolo teatro dietro le spalle, ma fatta da noi, con la regia di Strehler, e di Peter Weiss, La cantata di un mostro lusitano, dove io cantavo dei song di Carpi, che aveva musicato con i testi di Peter Weiss, che erano assolutamente straordinari. Uno si chiamava Diego Cao, che esiste, perché di questa ricordo facemmo un disco. Poi nel 68 io passai alla Ricordi, io dissi